Oggi parte un percorso di approfondimento su diversi temi di politica estera. Si tratta di 10 punti che racchiudono buona parte del lavoro che noi del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Esteri al Parlamento italiano ed anche a quello europeo abbiamo svolto in questi 4 anni di legislatura, seguendo le linee guida di oltre 10 anni di idee condivise. I punti di volta in volta presentati da un esperto indipendente saranno votati sulla piattaforma Rousseau da tutti gli iscritti, i quali indicheranno le loro priorità. Essendo interdipendenti, tutti e 10 andranno a comporre il nostro programma elettorale per le prossime elezioni politiche, ma quelli più votati saranno i nostri cavalli di battaglia per le prossime elezioni. Parleremo di sovranità, un concetto che negli ultimi anni è stato dimenticato dalla nostra classe politica e che invece rappresenta il filo conduttore della nostra politica. Parleremo di ripudio alla guerra, inteso come diritto irrinunciabile e inalienabile di tutti i popoli della terra. Parleremo anche di disarmo e dell'affermazione nel Mediterraneo di una zona di pace libera da armi nucleari. Parleremo di superamento della NATO, sostenendo un inquadramento delle sue attività in un'ottica esclusivamente difensiva. Parleremo di un'Europa senza austerità e della possibilità di farci promotori di un'alleanza con i paesi del Mediterraneo allargato per superare definitivamente le politiche di rigore imposte dall'Unione Europea. Parleremo di Medio Oriente e nello specifico di riconoscimento dello Stato di Palestina, della cessazione degli embarghi economici che colpiscono le popolazioni civili e dell'embargo di armi a tutti quei paesi che finanziano il terrorismo internazionale. Parleremo di cancellazione immediata delle sanzioni alla Russia, mostrando quanto abbiano pesato sulle piccole e medie imprese italiane. Parleremo della possibilità di allargare rapporti economici e diplomatici a nuove alleanze strategiche, come quelle dei BRICS, dell'ALBA e delle altre che nasceranno in futuro, vedendo nel multilateralismo un nuovo mondo possibile. Parleremo poi della necessità di contrastare tutti quei ricatti dei mercati e della finanza internazionale travestiti da riforme come il MES e la cosiddetta Troica, proponendo soluzioni alternative e allo stesso modo della volontà di contrastare tutti quei trattati che l'Unione Europea sta negoziando nel mondo, come il TTIP e il CETA, per tutelare ambiente e lavoro quali priorità del commercio internazionale. Come avrete senz'altro notato, sono tutti argomenti che il Movimento 5 Stelle ha affrontato in questi anni. Adesso però tocca a voi. Vi chiediamo di prestare la dovuta attenzione ad ognuno di questi punti e indicare quelli che secondo voi sono imprescindibili per la politica estera del Movimento 5 Stelle. Buon voto e buona democrazia diretta a tutti.